Oggi alle 8:30 è previsto, alle 8:30 americane e 14:33 in Italia, è previsto il lancio della missione Artemis e in pratica il ritorno alla Luna dopo 50 anni. Questa prima missione è una prova generale, infatti il razzo non ha l'equipaggio, ma ha tutta una serie di strumentazioni, di strumenti, ci sono anche tre manichini umani con tutta una serie di strumenti appunto per verificare il pericolo di radiazioni, tutto insomma veramente una cosa molto molto importante ed è il preludio per le prossime missioni che porteranno un uomo di colore e una donna sulla Luna. La donna potrebbe essere la nostra italiana Samantha Cristoforetti che avrebbe tutte le carte in regola per essere scelta perché la missione è americana ma c'è anche l'Agenzia Spaziale Europea. E quindi vediamo come andrà a finire questo lancio, speriamo bene, potrebbe essere rimandato anche per le condizioni meteo.